Pasticcio del bando per la bonifica dell'ultima porzione di terreno dell'area ticosa di Como. 2 ore di riunione, valutazioni tecniche terminate con la convocazione di una nuova seduta, questa volta a porta aperta, fissata per il 21 giugno. La commissione consiliare prima tornerà a riunirsi per le valutazioni politiche sul tema, ha spiegato a margine dell'incontro il presidente della commissione prima di Palazzo Cernezzi e capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Ferretti. L'incontro è stato molto tecnico e non sono emerse novità rispetto a quanto già riportato dalla stampa. Poi Ferretti aggiunge, sono stati accertati gli errori formali e i vizi commessi nella stesura del bando di gara. Una vicenda che ha portato il comune di Como all'annullamento in autotutela della gara da oltre 4 milioni di euro per la bonifica dei terreni dell'ex tinto stamperia. Gli errori riguarderebbero sia la pubblicazione del bando, come è stata impostata la procedura di gara, sia la questione di illegittimità dei partecipanti dell'appalto, come evidenziano le relazioni tecniche con i chiarimenti sulla gara a firma dei dirigenti del settore ambiente e appalti di Palazzo Cernezzi, rispettivamente Rossana Tosetti e Andrea Romoli Venturi. Oltre ai membri della commissione e capogruppo delle diverse forze politiche, alla riunione hanno partecipato anche il sindaco Mario Landrescina, l'assessore all'ambiente Marco Galli e 2 dirigenti comunali che si sarebbero giustificati su errori e tempi lunghi dicendo si tratta di procedure molto complesse ancora in ritardi, colpa del Covid. Quel che oramai è certo è che il bando uscito dagli uffici comunali è sbagliato, un errore di cui al momento nessuno risponde nonostante la conseguenza è evidente. Tempi e costi aumentati, non da ultimo l'area che resta abbandonata senza ancora un destino.